ci siamo con Marte Sport Live nel giorno di Napoli Rangers. Chi giocherà secondo voi? Ne parliamo tra poco insieme. Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto l'amica e collega Gianluca Gifunini, mi ha preceduto già con tanti temi ovviamente su Napoli Rangers, sui nostri social abbiamo chiesto anche il vostro pensiero su questa sfida, tanti cambi, cioè diversi cambi si attendono in casa Napoli, 4-5 probabilmente, non 3-4 come diceva ieri Spalletti, ma avremo notizie solo questa sera. Vi ricordo tra l'altro che dalle 20 lo speciale Champions League con aggiornamenti dal Maradona, con il pre-gara e soprattutto il post-gara, lo 081-6363-63. Invece 339-666-9990 per quanto riguarda WhatsApp, il Napoli vincendo questa sera metterebbe una serissima ipoteca sul primo posto, come è ampiamente noto. Gianluca poco fa ne parlava, il Napoli già agli ottavi di finale. Parliamo di questa serata da Champions con quasi 40.000 spettatori attesi al Maradona, altri 45.000-50.000 sabato, davvero un pienone pazzesco. Ne parliamo con una firma storica del giornalismo italiano televisivo della Rai, Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, buongiorno. Buon pomeriggio anche a voi. E grazie per essere con noi, un grande piacere averti con noi, caro Salvatore. Ne hai vissute tante di queste serate di Coppa dei Campioni, di Champions League. Stasera il Napoli affronta il Rangers potendo permettersi la possibilità di fare 4-5 cambi come se fosse l'Europa League, senza perdere molto di competitività, perché parliamo di Politano, Mario Rui, Simeone, Raspadori probabilmente, ma anche perché è già qualificato agli ottavi. Ma intanto ne ho vissute tante, ma mai così entusiasmanti come questa. Ah, ecco, parte Maradona chiaramente. Beh, a parte Maradona, certo. Però anche quando c'era Maradona non è che abbiamo fatto dei salti ai turni successivi particolarmente significativi. Vedevamo un bel gioco con Maradona, ma questa è fuori discussione. Invece adesso c'è l'opportunità non solo di andare avanti, ma a mio giudizio di stabilire un primato che non è soltanto quello della classifica, è il primato di una squadra che esprime grande qualità a livello europeo, dove noi siamo abituati a vedere la spettacolarità soltanto nella Premier League. E invece stasera con una squadra scozzese il Napoli può riconfermare quello che ha fatto già vedere, cioè che è una squadra di grande qualità che in questo campionato e in questo torneo può fare grandi cose. È vero, intanto c'è l'elenco dei convocati, c'è Anghissa che è recuperato, dunque assenti sono solo tra virgolette Sirigu e Rachmani, ci sono i tre portieri Boffelli, Dasiak e Meret, Di Lorenzo, Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Anghissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zirischi come centrocampisti, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. Caro Salvatore, pensi che sia giusto dare spazio ai vari Politano, Mario Rui, Ostigard e soprattutto a Giovanni Simeone, che è un ragazzo che ha fatto bene, ha risolto sostanzialmente le gare con Milan e Cremonese e che poi si è trovato a giocare zero minuti, ovvero a non giocare proprio nelle ultime tre, ma ieri sera, non so se hai sentito o letto le sue dichiarazioni, ha detto le cose da innamorato del Napoli, io quando non gioco mi godo il Napoli, che è davvero una, è il manifesto di questa unione di questi ragazzi forse. Ma lui è come il padre, io il padre l'ho conosciuto bene anche quando era in Spagna e giocava ancora, e voglio dire è un po' una caratteristica di tutti i sudamericani amare poi in Europa le squadre del sud, no? Oppure sì, le squadre latine, e allora questo ragazzo si è molto affezionato al Napoli e ha necessità ma anche volontà di essere partecipe non soltanto della squadra e di essere, come dire, decisivo, come dimostrato di saper essere, ma di essere anche compartecipe dell'entusiasmo che sta pervadendo come una febbre benevola, non un virus, non una malattia, certo, che sta pervadendo praticamente tutti. Ieri sera io parlavo con un collega come Massimo Caputi di Tele Monte Carlo, lo ricorderete, come no. E ne parlavo anche con Colovati. Colovati che è stato un grande del Milan, cioè voglio dire, non è che sia un esperto di calcio, e da entrambi, dalle parole che dicevano, si capiva perfettamente che in cuor loro, al di là che il fatto che uno tifava la Roma e l'altro continua a tifare il Milan,
traspariva il fatto della grande soddisfazione per questo Napoli che sta dando tantissimo in campionato e sta facendo fare bella figura anche in Europa. Se consideri la figuraccia che invece ha fatto la Juventus, insomma, restano praticamente soltanto il Milan e il Napoli che hanno espresso un gioco e hanno espresso risultati abbastanza rotondi. È vero. Caro Salvatore, prima di salutarti, il New York Times addirittura si occupa di Kvaratskhelia, the instant legend of Kvaradona, il protagonista assoluto della Champions League. Kvaradona è chiaramente un gioco di parole anche, non dico pericoloso, ma insomma molto importante per il giovane georgiano, in una settimana che ci conduce domenica al Natale del calcio, lo definisco io, no? Il giorno in cui è nato. Ma io credo che il New York Times, che certamente è il giornale più autorevole che esiste probabilmente sulla faccia della terra, volevo soltanto aggiungere una piccola cosa. Il New York Times ovviamente è innamorato del fatto che questo è un calciatore che arriva in Italia per effetto della guerra tra Russia, certo, e Ucraina, sì, perché altrimenti la Bielorussia non avrebbe mai rescisso il contratto con un calciatore del genere. E in qualche maniera il fatto di interessarsene e voler sottolineare anche il fenomeno che il Napoli sta, viene seguito anche in Georgia. Ieri c'era un georgiano che veniva intervistato, mi pare, su una frequenza nazionale, il quale diceva: io gestisco un bar e i miei concittadini mi chiedono continuamente di mettere la televisione per vedere su DAZN le partite del Napoli. Questo secondo me è un fatto veramente straordinario, un fatto clamoroso, ma che al di là delle parole che posso dire io denota il buon lavoro che è stato fatto. Io personalmente sono stato sempre critico e lo sono nei confronti della passata stagione, però la stagione dei rimpianti è archiviata in un armadio blindato. Adesso c'è, come dire, la stagione della speranza, del grande sogno, e io mi auguro che società tenga presente che non esiste soltanto la Champions, ma anche il campionato italiano, che si può vincere. Parliamo insieme, caro Salvatore, tra un po' di tempo, magari da qualche settimana, se vorrai. Intanto grazie per il tuo intervento e a presto. Ogni volta che vuoi, grazie. Saluto ai tuoi ascoltatori. Grazie davvero a Salvatore Biazzo. Non dobbiamo fermarci, anche se arrivano già tanti messaggi al 339-666-9990. Tra l'altro il Napoli, praticamente con l'eliminazione dalla Champions League della Juventus, il fallimento bianconero assoluto, non molto, diciamo, sottolineato da alcuni media, incasserà ancora più milioni di euro, un paio di milioni in più da market pool e quant'altro. Siamo già oltre 60 milioni, devo dire, insomma, questo è importante per il futuro del Napoli. Rapuano è il direttore di gara designato per Napoli-Sassuolo alle 15 di sabato prossimo, sempre a Maradona. Noi siamo concentrati però sul Napoli-Rangers. I vostri messaggi, per esempio questo amico Marco da Siena scrive: farei giocare anche Zanoli se possibile per fargli fare esperienze e coinvolgerlo di più tenendolo sul pezzo. Vedremo, non credo, però vedremo. In ogni caso non credo più di 5, massimo 6 cambi per il Napoli anti-Rangers. Ne parliamo tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. In diretta, che vi parla sempre Dario Sarnataro con Mario Parigi in regia. Saluto anche Alfredo Maiorano della post produzione. Tanti messaggi, dicevamo. Questo amico scrive: forza Napoli, siamo forti. E Alfonso da Pozzuoli, ristorante Cicinillo, complimenti per le trasmissioni che ci tengono compagnia, grazie a te. Tra l'altro manda anche ogni tanto delle foto con dei piatti, mamma mia che fame. Vabbè, poi stasera farei riposare Di Lorenzo, un altro amico dice la stessa cosa dell'amico di prima, e lancerei Zanoli. Che ne pensi? Un abbraccio da forte Roberto da Casoria. Non lo so, io non credo che Zanoli sia ancora pronto, però chiaramente non vedo allenamenti, quindi non lo so per certo. Stasera credo 5-6 cambi, ci risulta che sicuramente giocheranno Elmas, Simeone, Mario Rui, Politano e Ostigard, ne sono già 5. Vedremo, ci saranno altre situazioni tipo Raspadori al posto di Kvara, che è un po' il dubbio, ma tra un po' con Pasquale Tina faremo un focus su questo argomento. DNA vincente vuol dire non adattarsi all'avversario, andare a palleggiare e verticalizzare a Liverpool come a Cremona senza rinunciare a quello che si prepara in allenamento per vincere tutte le partite con la stessa concentrazione e cattiveria agonistica, che mi sembra
un messaggio interessante che interpreta quello che probabilmente Spalletti dice ai suoi calciatori. E poi ancora questo amico, saluti da Massimo da Polla, Forza Napoli, insomma l'amico ci saluta così. Altro messaggio vocale, anzi il primo messaggio vocale lo ascoltiamo insieme, ecco. Eccolo. Ciao Dario, Paghi Web, Club Napoli con Gianmarino con tutto cora. Sarebbe fondamentale non abbassare la guardia e cercare di puntare questo primo posto del girone, che porterebbe ad un sorteggio con diversi slot già occupati, nel senso che il Napoli facendo il primo posto molto probabilmente non potrebbe incontrare Liverpool, che è la seconda del suo girone, e Inter e Milan seconde nei loro gironi, forse Inter e Milan comunque e questo incontrare. Aprirebbe a sorteggi magari abbordabili, e non sarebbe niente male questa cosa. Va bene, sì, siamo già proiettati, tra l'altro lunedì 7 novembre il sorteggio. Parliamo di Napoli Rangers e non solo con Bruno Maiorano del Mattino. Ciao Bruno, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Grazie per essere con noi, anche a Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per essere con noi, caro Massimo. Allora Bruno, prima di parlare di una cosa molto importante domani sera, perché c'è la presentazione del tuo libro, molto interessante, ma ne parliamo tra un istante. Diciamo subito, la Lega dei Falliti, Bruno Maiorano. Ti chiedo invece quanti cambi ti aspetti, perché insomma è chiaro che Spalletti parla di 3-4, noi risultano almeno forse 5, poi è chiaro stasera manca poco a stasera, però ecco il senso dei cambi quale può essere? Ma guarda, il senso dei cambi è quello innanzitutto di tenere tutti sulla corda, cioè nel senso, da questo punto di vista Spalletti è sempre stato chiaro che il gruppo viene prima di tutto, ed è anche un po' l'occasione per far rifiatare qualcuno, visto che insomma si continua a giocare ogni tre giorni, sabato arriva il Sassuolo ed è una partita importantissima di notte a campionato, e poi insomma al di là di tutto ci si potrebbe dover andare a giocare il primato del girone a Liverpool la settimana prossima, e non è da poco come cosa. È vero, è chiaro caro Massimo che se il Napoli fa giocare Politano e non Lozano, Mario Rui non libera e Simeone diciamo in attacco non sono neanche riserve, forse il concetto è più su Ostigard, al limite su Ndombele in questo momento, su Elmas. Sì, sono d'accordo, tra l'altro insomma io credo è vero che è importantissimo arrivare primi, perché poi ti consente di evitare tantissime grandi squadre, quindi ti potrebbe poi portare ad arrivare ai quarti e quindi ad avere anche degli incassi, perché ricordiamoci che la Champions è legata anche a dei fattori economici, la vittoria vale qualcosa, il passaggio del turno tantissimo, quindi io immagino che in questo momento Luciano stia facendo un po' delle valutazioni tecniche associate anche a quelle che sono quello che è il futuro del Napoli. Ricordiamoci che insomma passare il turno significherebbe veramente tantissimo per il Napoli da primo, e comporterebbe dei rischi da secondo. È vero, tra l'altro però insomma, stanno facendo delle valutazioni importanti. È vero, tra l'altro il Napoli da primo significa, se dovesse vincere stasera, altri soldi in cassa, caro Bruno, oltre a quelli che arriveranno sicuramente in più, perché la Juventus non c'è. Sono quasi 3 milioni a vittoria. Perciò, poi ci sono anche forse due e mezzo, adesso ci sono i calcoli da fare, non li facciamo noi, dei market pool, perché la Juventus non c'è negli ottavi di finale, e quindi insomma una serie di valutazioni economiche importanti anche per blindare questi ragazzi. Caro Bruno, si parla già di Kvaratskhelia al centro di mercato, soprattutto di Kvaratskhelia ne parla anche il New York Times, e questa è un'altra certificazione non solo del talento di questo ragazzo Bruno, ma anche di quanto la storia di un georgiano che può essere tra i migliori d'Europa catturi l'attenzione di tutti. Ma sì, voglio dire, da questo punto di vista credo che le qualità di Kvaratskhelia siano sotto gli occhi di tutti, non c'è partita nella quale non ce lo faccia vedere. Io racconto questo episodio che secondo me un po' racchiude l'importanza di Kvaratskhelia,
Roma-Napoli 0-1, gli ultimi 6-7 minuti della partita dell'Olimpico, tutti i palloni che erano in possesso dei giocatori del Napoli venivano consegnati nei piedi di Quaracchelli, insomma dimostrazione del fatto che si sentono tranquilli quando la palla c'era a lui. La mettono in cassaforte, diciamo, la palla. Massimo, sì, ti chiedo di Juan Jesus, stasera potrebbe giocare Østigard e non Juan Jesus, giusto, dare spazio anche a questo ragazzo, tu che ricordiamo sei stato un difensore importante. Sì, è giusto anche diciamo così testare e dare giusto spazio anche a giocatori che insomma potrebbero anche diventare importanti nel futuro, nel senso che durante tutto un campionato e tutto il corso della Champions Napoli potrà avere magari bisogno anche di alcuni giocatori che se non vanno testati e non gli si dà il giusto spazio, insomma puoi anche mortificarli dal punto di vista del morale. Quindi io credo che sia giusto quello di anche di dare spazio ai giocatori che non ne hanno avuto tanto, e quindi immagino che Luciano in questo in queste cose sia molto bravo a gestire il gruppo, e quindi insomma mi fido di lui. Ecco, prima di salutarti, due manifesti o due fotografie di questo momento dell'unione di questi ragazzi sono, te le giro immediatamente, l'abbraccio e la corsa di Raspadori, che si è riscaldato ma non è entrato in Roma-Napoli dopo il gol di Osimhen, e anche Simeone, che stasera dovrebbe giocare, che non ha giocato le ultime tre gare dopo aver deciso quella di Cremona sostanzialmente, che dice: quando non gioco mi godo il Napoli. È chiaro che quando si vince è più facile, però comunque questi ragazzi danno la percezione, cioè trasferiscono la percezione che il gruppo è davvero unito, ragiona da squadra, da collettivo. Massimo. Ma io credo che il mister abbia veramente lavorato su questo, e credo che lavorare su questo poi porti sicuramente dei benefici. Hai detto bene tu, con le vittorie è più facile, con le sconfitte è un pochino più difficile. Questo Napoli secondo me ha grandissima qualità, grandissima intensità. Io ho solo un punto di domanda, che è quello appunto degli esordienti, quindi di giocatori che non sono abituati a stare là in certe situazioni di classifica, e quindi che potrebbero subire un po' la pressione, e quindi questo è un punto di domanda. Se continueranno a giocare con la leggerezza e la spavalderia con cui stanno giocando adesso, io credo che veramente arriveranno fino alla fine, e l'importante però è mantenere secondo me un certo distacco dall'entusiasmo che sicuramente Napoli trasmette in questo momento a tutto il gruppo. È così. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie a voi, grazie, grazie alla davvero a Massimo Brambati. Allora, caro Bruno, in bocca al lupo davvero questo tuo lavoro, la Lega dei Falliti, domani alle 18 nel industriale di Napoli, con saluto ovviamente del presidente Costanzo Iannotti Pecci, ma soprattutto con presenze importanti dal direttore del Mattino Francesco De Core, al capo dello sport Francesco De Luca, e poi con Maurizio De Giovanni, fuori classe, scrittore straordinario e tifosissimo del Napoli, con Aldo Putignano che conduce la Lega dei Falliti. Dove parte questa idea, da dove parte, c'è in questo libro concretamente? Ma sai, è un po' un racconto di vita personale che però diventa un po' globale, perché penso che un po' tutti abbiamo avuto una volta una squadra di amici che si è iscritto sul torneo e abbiamo partecipato insieme, quindi io poi prendendo spunto da qualche vecchissima esperienza con amici ci ho raccontato su un po' di un non po' esagerare, vecchissimo, sì, abbastanza più giovane di me, parliamo del paleozoico, allora io che dovrei dire, insomma, vabbè, andiamo avanti. Quindi è una storia un po' particolare, nella quale la storia vera è quella dei protagonisti, dei personaggi, più che del torneo e del calcio in sé. Il calcio è la metafora della vita, ne è il riassunto, ha scritto in questo libro Maurizio De Giovanni, e effetti tutti noi, no? Abbiamo fatto parte di tornei, campionati, entusiasmo, drogati di calcio e per il calcio, un po' questo ci sono anche, c'è il vero senso poi della passione in questo libro. Assolutamente, c'è la passione per il calcio, c'è il grandissimo senso di appartenenza ad una squadra, ma soprattutto ad un gruppo di amici, e questo credo sia poi la cosa più bella che lo sport, in particolare il calcio, ti possano trasmettere. Una squadra di calciotto,
giusto? Sì, quindi esatto, è primordi del calcio a 7 attuale, del calcio a 8 attuale. C'è un motivo ulteriore che possiamo dire ai nostri amici: andate a comprarlo questo libro, io dico già, perché Bruno ha una scrittura importante. Ma no, perché magari non solo ognuno può rivedersi, ecco, in qualcuno dei personaggi, ma poi magari sfogliando quelle pagine ci si può anche strappare un sorriso che non fa mai male in questo assolutamente momento. Beh, conoscendo la tua ironia sicuramente è così. Homo Scrivens, editore La Lega dei Falliti, Bruno Maiorano. Domani la presentazione è già in libreria, però mi sembra, sì, giusto? Sì, in libreria dal 7 ottobre. Bocca al lupo ancora Bruno. Crevi, ciao, grazie. Grazie a te, grazie a Bruno Maiorano. Il mattino ci fermiamo, tra un po' ancora ospiti importanti, Decanio per capire come il Napoli deve affrontare i Rangers, ma anche Pasculli, perché c'è Simeone titolare, almeno così non risulta. Tra poco Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Sempre in diretta, chi vi parla è Dario Sarrataro, anche sul canale 183 della TV, vi ricordo, Marte TV, tra l'altro stasera dalle 20, lo speciale su Napoli Rangers, collegamenti dal Maradona, interviste, aggiornamenti e poi ovviamente anche il post gara. Per stasera, scrive questo amico, partita vera, con pochi cambi, per Liverpool giocare la partita come se dovessimo vincere, perché portare via anche un pareggio da Anfield e chiudere primi imbattuti ci darebbe una consapevolezza di forza non indifferente, che ci tornerà fondamentale anche per il campionato. Forza Napoli, d'Antonio Acello, è vero, ma il Napoli penso che come mentalità e come voglia sia questa. Non credo e non, spero, ma non penso francamente che il Napoli voglia insomma affrontare in maniera sotto gamba, cioè sottovalutando l'avversario, oppure avendo già la qualificazione in tasca senza la voglia giusta. Ormai il trend è quello giusto, ragazzi, poi ne parleremo, è la pausa mondiale che può essere la vera incognita, devo dire. E poi altro messaggio, Gilda: ma quando un giocatore va in conferenza non dovrebbe essere poi certo che giochi? Forse una volta era così, però è anche vero che Alexandro era in conferenza per la Juve, poi è partito dalla panchina. Mi piacerebbe vedere il titolare Gaetano, però forse si rischia di bruciarlo sempre tirando in ballo i bianconeri. Direi un po' come ieri Gatti: io vorrei chiudere il girone con 18 punti su 18, sarebbe un bel primato, assolutamente possibile. Beh, insomma, sarebbe una cosa stratosferica. Sì, hai ragione su Gaetano. Gatti ieri, insomma, Juventus però è in questo momento una squadra in un trend negativo, sta giocando male, non ha un gioco, mentre Gaetano si troverebbe come a Roma in una situazione positiva. Però un po' ne parleremo sicuramente in base a quello che ci indurrà ad analizzare il Napoli in base alla formazione appunto che metterà in campo. Devono riposare Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Kim e Osimhen, scrive questo amico. Sono d'accordo con te, probabilmente Di Lorenzo non riposerà, io farei riposare la botta per Kvaratskhelia sicuramente. Vedremo se anche Kim, perché poi Østigard e Mangesus insieme non hanno mai giocato sostanzialmente. Farei giocare anche Zanoli, anche questo amico. E poi ancora messaggi: questa gara è importante, arriviamo primi per evitare i top club europei. Questa è la mia formazione, Enzo da San Felice, scrive: Meret, Di Lorenzo, Østigard, Kim, Olivera, Elmas, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Simeone. Chissà, potrebbe essere questo il tridente offensivo effettivamente del Napoli. Il dubbio è proprio su tra Raspadori e Kvaratskhelia. Altro messaggio vocale che ascoltiamo, eccolo qui. Ciao Dario, ciao Dario Marte, Filippo da Casoria. Allora, io sono convinto che il Napoli stasera sarà incisivo con un risultato utile e sicuramente chiuderemo questo girone al primo posto, perché diciamo questi giocatori che faranno il turnover saranno molto molto incisivi, specialmente il sciolito Simeone, che farà un bel gol stasera e ci farà divertire, ok? Va bene, va bene. Grazie e vi auguro una buona visione, un buon proseguimento della partita stasera. Ciao Radio Marte, ciao Dario. Ciao, buona partita a te, carissimo Filippo. Allora, caro Gigi De Canio, buongiorno, come stai innanzitutto, mister? Buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao Dario, bentrovati. Bentrovato a lei, caro mister, a te, a lei, insomma non riesco più a dire tutto del lei, ma del tu. Sono sempre tu, sempre tu. Sempre tu, hai ragione.
È più confidenziale, rappresenta anche assolutamente. La assolutamente, e poi dopo insomma il nostro rapporto, la nostra amicizia, no, è tale assolutamente, che ce lo possiamo permettere. Ne sono onorato, ovviamente, lo sai. Allora, caro Gino, stasera dicevo al Camigo, non dobbiamo, il Napoli non deve affrontare in maniera superficiale la partita, dobbiamo arrivare ai primi. Io mi sono permesso di dire, e lo chiedo a te, io credo che il Napoli abbia in questo momento, poi vedremo dopo il Mondiale, una mentalità e una armonia che non mi induce a pensare che può sottovalutare la partita di stasera. Poi può anche non vincerla, però come mentalità credo che il Napoli ormai c'è. Sì, sono d'accordo. È una squadra che, insomma, intanto l'allenatore è un allenatore che ha una bella esperienza, quindi conosce bene le insidie che anche le partite di calcio in queste condizioni presentano, no? Sì. E quindi avrà fatto certamente un lavoro importante sotto questo profilo. Ma anche i giocatori sono alcuni giovani, sono comunque già abbastanza maturi, insomma, per capire queste situazioni, quindi. E poi c'è un altro aspetto, credo che ci sia poco da considerare già fatto, perché c'è da un primo posto da blindare, no? Eh sì. E quindi questa mi sembra una motivazione sufficiente perché i ragazzi giochino concentrati. Assolutamente, che fa la differenza nel mondo, perché poi il sorteggio può essere anche sfortunato anche da primi, però ovviamente dà la maggiore possibilità di affrontare squadre più alla portata e di sognare quindi il passaggio ai quarti, ma poi avremo modo di parlarne. Caro mister, 5-4-5 cambi probabilmente. Io spero anche in qualche modo, e quindi te lo chiedo, di vedere insieme Simeone e Raspadori, con Raspadori largo a sinistra, per capire se anche in quel ruolo Giacomo può dare una mano, perché Kvaratskhelia magari ne gioca tutte e siamo felici, però è un'alternativa ulteriore, sarebbe un'alternativa ulteriore sfruttarlo anche lì. Che dici? Sì, penso. Quando lo vedi a sinistra? No, penso che sia, naturalmente nessuno deve pensare che Kvaratskhelia, cioè che Raspadori a sinistra possa essere il vice di Kvaratskhelia e quindi certo, fare le cose che fa lui. Certo. Sono due giocatori bravi, fortissimi, ma ognuno con le proprie caratteristiche. Quindi Raspadori è un giocatore che può giocare in quella posizione lì, con le sue caratteristiche, però, che sono comunque caratteristiche di un giocatore importante, un nazionale, è un ragazzo motivatissimo e di grande qualità. Quindi sotto il profilo del rendimento, delle potenzialità, penso che si possa essere sereni, insomma, ecco. Sicuramente sì. Gaetano che entra con la Roma, anche a 20-25 minuti dalla fine. Zerbin che entra col Milan, nel Napoli era appunto in vantaggio. Sono segnali, oltre che di fiducia nella qualità di questi ragazzi, sono segnali di un dato incontrovertibile, cioè che governa il campo d'allenamento. Per Spalletti, chi fa bene, chi dimostra, chi si impegna, poi in qualche modo viene premiato. È così? Da allenatore. Sì, Dario, intanto diciamo che oltre il premio eccetera c'è il valore e ci sono le necessità dell'allenatore, no? Nella certo, lettura certo. Della partita. È bello che è significativo il fatto che questi ragazzi se entrano è perché l'allenatore ha fiducia in quanto li ha visti, allenarsi bene, con serietà, professionalità e con voglia di migliorare. Per un allenatore questo è un segnale importantissimo, no? Sì. Che ha bisogno, che necessita da parte di giovani, capito? E quindi questo ci dimostra che questi ragazzi stanno interpretando bene il loro ruolo e soprattutto stanno sfruttando le occasioni che l'allenatore concede loro. Sicuramente, poi è chiaro. Per arricchire poi sì, il loro bagaglio di esperienza, che insomma è fondamentale poi.
Beh, sicuramente sì, e tra l'altro Gaetano te lo chiedo perché insomma tutti ce lo chiediamo, anche il ruolo deve giocare come Elmas, perché Elmas pare che il suo ruolo preferito sia sottopunta. Io lo vedo come mezzala, come un po' ha giocato a Roma. Gaetano per me è un'altra mezzala, poi magari stasera dovendo far riposare Lobotka potrebbe giocare anche centrale, ammesso che Spalletti rinunci a Lobotka, perché non è assolutamente certo. Il discorso che facevamo prima, comunque poi c'è necessità che l'impianto della squadra poi non venga completamente stravolto, cioè giusto. Io non credo che mi spiego meglio, mentre Anguissà può essere anche sostituito, poi uno può essere un po' più bravo, meno bravo, però un giocatore con le caratteristiche simili c'è in rosa, no? E quindi mentre Zielinski può essere sostituito, poi ripeto, magari con minore o maggiore rendimento, qualità, Lobotka è un giocatore difficilmente sostituibile. Perché beh, il giocatore le cui caratteristiche nel Napoli non può averle nessuno, insomma, è difficile trovarle anche in tanti altri giocatori, quindi un giocatore difficilmente da sostituire. Non credo che in questa situazione, almeno penso, e poi dopo noi facciamo tanti discorsi, ma poi la mente dell'allenatore è alle prese con tanti discorsi, tante problematiche che noi, a noi possono sfuggire, in quanto non siamo a conoscenza di tutto, però da un punto di vista, come dire, della logica, si fa fatica a pensare a Spalletti che rinunci allo Bosch, insomma, ecco. È vero, infatti probabilmente sarà così. Caro Gino, grazie davvero per il tuo intervento, a presto, un abbraccio forte. Un piacere, un abbraccio, ciao. Un abbraccio, Dario, fortissimo, ciao. A Gino De Canio, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, tra un po' anche Pedro Pablo Pasculli per parlare di Simeone e poi con Pasquale Tina per capire se ci sono da Castelvolturno ulteriori indicazioni su chi potrà giocare questa sera contro il Rangers Glasgow al Maradona alle 21, a tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Buongiorno, eccoci tornati con Dario Sarnataro, di nuovo insieme. Allora, subito con i prossimi ospiti, Pedro Pablo Pasculli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie per essere con noi, caro Pedro, e saluto anche Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Allora, parto da Pasculli, perché insomma stasera Pasquale, confermami, Simeone dovrebbe giocare, insomma. Dovrebbe, sì, conferma al 100% quando Spalletti ufficializza la formazione. Sicuramente. È forte la tentazione di Simeone titolare stasera contro i Rangers nella quinta giornata del gruppo A di Champions League. Ecco, ne abbiamo parlato anche in passato con Pasculli, ti chiedo due cose. La prima, il commento alle sue dichiarazioni, no? Uno che dice... Dopo tre gare in cui ha fatto zero minuti, dopo aver sostanzialmente portato la vittoria il Napoli contro la Cremonese, dice: io quando non gioco mi godo il Napoli e comunque mi faccio trovare pronto anche se dovessi giocare 3 minuti, 5 minuti. È un'empatia totale ormai. È chiaro, quando si vince è più facile. Ha detto la cosa giusta, perché un giocatore deve essere pronto anche se ti fanno giocare un minuto, non è piacevole, però deve essere pronto, deve essere concentrato per quando il mister ti chiama e ti punta in campo. È normale che deve essere concentrato, poi vedere il Napoli è un piacere, anche i compagni della panchina o della tribuna, quelli che vanno fuori e seguono il Napoli, però giustamente Simeone ha detto una cosa giusta, deve essere concentrato, perché anche un minuto può cambiare molte cose nella squadra, essere certo. Più considerato, diciamo. Però non è così scontato, io lo sottolineo fortemente per due motivi. Innanzitutto perché vuol dire che questa squadra ragiona da collettivo, poi ripeto, quando si vince è più facile. Però poi un ragazzo che ha fatto 17 reti l'anno scorso in Serie A, ok, forse né al Milan, né all'Inter, né al Napoli, né alla Juventus sarebbe titolare, e che comunque nei 40 preconvocati per il Mondiale con l'Argentina, non è proprio così scontato che non avanzi rivendicazioni di un utilizzo diverso. È bello, molto bello.
Beh, sicuramente sì, già essere nella lista dei 40 per partecipare al mondiale penso che è una soddisfazione grandissima, e lui si vede che, sentendolo parlare, che un ragazzo semplice, umile, che lui sa dove andava, perché lì il Napoli attualmente è una delle migliori squadre del mondo, quindi lì davanti c'è una concorrenza abbastanza forte, e lo stesso un nazionale già essere nella lista dei 40 per quello che ha fatto in Italia è già una grande soddisfazione. È vero. Pasquale Tino, non so se hai domande per Pasculli. Lista che tra l'altro sarà ufficializzata venerdì, quindi ci ha dato pure un'anticipazione, ecco, si è fatto fare un po' credeva che probabilmente fosse già uscita, ma esatto. In realtà esce venerdì, esatto. Volevo chiedere a Pedro se a questo punto che percentuale ha lui di entrare nella lista definitiva per il mondiale, si dice in Argentina, questo vorrei chiederti. Guarda, io penso che la concorrenza è molto molto agguerrita, anche perché l'Argentina lì davanti c'ha molti giocatori già fermati, molti giocatori che bisogna vedere, come Di Maria, come sta Di Maria, bisogna vedere, vabbè. Leggevo che anche Dybala sta meglio e quindi potrebbe parlare sta un po' entrare. Meglio anche Dybala, per esempio, parlando con dei colleghi argentini, colleghi vostri argentini, mi dicevano che anche Dybala è in grande dubbio per il mondiale, già prima degli infortuni, immaginiamo adesso con gli infortuni, certo. Adesso bisogna anche vedere, logicamente io me lo auguro che possa essere convocato nella lista dei 26, però cioè non è facile, sicuramente avrà delle possibilità, avrà altri mondiali, perché penso che per molti lati avanti sarà l'ultimo mondiale che faranno, quindi me l'auguro che possa essere nella lista dei 26, però la vedo molto difficile, sinceramente. Vero, bisogna essere obiettivi. Nel salutarti e ringraziarti, Pedro, grazie, dopo la vittoria di Roma, io ti chiedo un'altra cosa rapidissima. Dimmi. Cos'è la cosa che più ti sorprende o entusiasma di questo Napoli? La semplicità, il gruppo, come si divertono, perché tu vedi come si divertono in campo i giocatori, si divertono e ti fanno divertire, perché giocano con quella semplicità, con quella voglia che entrano in campo, penso che è piacevole vedere, non vedo quella, al contrario, quando si sbagliano dei compagni, quando sono compagni sempre stanno vicino, però il divertimento che loro mettono in campo, la semplicità che giocano, ti fa un piacere vederli giocare. È vero, è proprio uno dei segreti. Grazie Pedro, un abbraccio. Grazie, un buon giorno. Ciao Pasquale. Grazie davvero. Grazie davvero. Pedro Paolo Pasculli, caro Pasquale. Allora, 4-5 cambi. Io ti faccio già i nomi ulteriormente. Marelui, Politano, Ostigard, Simeone, Elmas. In campo. Sì, potrebbero essere questi. Diciamo che a centrocampo ci sono due opzioni. Cioè, Elmas giocherebbe comunque mezzala, se sostituisce Zielinski in centrocampo sarebbe Ndombele e Lobotka. Elmas, se Spalletti decidesse di far rifiutare Lobotka, a quel punto giocherebbe Ndombele centrale con Elmas e Zielinski mezzala. C'è la possibilità di un altro ballottaggio che non va, diciamo, trascurato, che è quello sulla sinistra, sì, davanti, perché qua Raschele è un altro giocatore che sta giocando molto, potrebbe anche ripartire Raspadori a sinistra, visto insomma che è un ruolo che ha fatto, sì, anche a Napoli l'abbiamo visto, anche se per poco, potrebbe essere questo un altro cambio. Diciamo che Spalletti dovrà valutare insomma la possibilità di togliere qualche minuto a Quara e qualche minuto a Lobotka, che stanno giocando tanto. È rientrato intanto tra i convocati che sono stati ufficializzati poco fa Anghissà, che chiaramente, sì, andrà in panchina, oggi si è allenato in gruppo. Vedremo insomma se potrà magari anche negli ultimi 20 minuti cominciare insomma a riassaggiare l'atmosfera del campo in vista della partita di sabato con il Sassuolo, però sì, sarà un Napoli diverso, anche perché sono tre giorni secchi, sei tornato domenica notte da Roma, mercoledì rigiochi la sera,
sabato, anche se giochi in casa, comunque la partita è alle 15, quindi è necessario fare un po' di cambi, altrimenti poi davvero rischi di arrivare alla partita col Sassuolo con il fiato corto, certo. Sì, poi considera che non è che dopo il Sassuolo non si gioca, perché poi uno martedì c'è, come dire, la sfida ad Anfield con il Liverpool. Vediamo che succede stasera tra Liverpool e Ajax, potrebbe valere, diciamo, il primo posto nel girone, quindi sarebbe un'altra sfida di grande impatto, quindi devi assolutamente sfruttare al meglio l'organico. È vero, questo amico, anche devo dire con certa ragione, dice Antonio, Lobo riposerà quando c'è Anghissa, che può essere effettivamente una cosa. Invece molti amici dicono bisogna far riposare il centrocampo, un altro centrocampo vinciamo ugualmente, più corti e gioco di squadra, altrimenti dopo siamo senza sostituti, deve riposare. Sì, Lobotka, Kvaratskhelia, forse Kim sono un po' i giocatori più utilizzati, sì, Kim però onestamente con Rachmani fuori sì, vedo difficile, insomma, sì, che giochi Østergaard, Juan Jesus, quindi penso che giochi Kim, magari Kim un impiego alla Koulibaly, nel senso che gioca quasi sempre. Sì. Kim di fatto credo ne abbia saltata una di partita con il Lecce, se non mi sbaglio. Quindi no, di sicuro sono quelli che stanno giocando di più, di sicuro sono quelli che meriterebbero un'attenzione, poi dipende anche dalla partita, è chiaro, se si mette bene stasera subito, allora Spalletti può fare delle valutazioni, se non si mette bene ne devi fare altre, quindi il gioco dei cambi è sempre poi condizionato da come dall'andamento della gara, perché certo, se vinci e vinci comodo, allora puoi gestire, se non vinci e devi diciamo poi riuscire a cambiare il risultato, magari non ti privi dei migliori giocatori, quindi è sempre, diciamo, un esercizio complicato, e c'è l'allenatore del Napoli che lo sta facendo anche abbastanza bene, direi di sì. Grazie Pasquale, più tardi dallo ciao stadio. Dario, grazie, ciao, a Pasquale Tina, che arriveremo appunto allo stadio. Un po' di messaggi prima di salute. Antonio da Napoli scrive: buongiorno, vorrei dire che il Napoli ci sta facendo gioire. Chi ci sta facendo divertire è un'altra squadra, ogni riferimento è puramente casuale. Poi aggiunge: ma per il primo posto del girone vale la differenza reti con Liverpool o in generale? No, differenza reti con Liverpool nei scontri diretti, dovessero Liverpool e Napoli arrivare a pari punti, il primo posto sarebbe ad appannaggio della squadra con la migliore differenza reti. E poi anche Demme può giocare? No, Biagio, perché Demme purtroppo è fuori dalla lista Champions, altrimenti secondo me avrebbe giocato questa sera, magari vedremo se avrà spazio contro il Sassuolo. Leo da Quarto, forza Napoli sempre. ADL con l'uscita della Juve si frega le mani con 10 milioni in più, che ne pensi? Un po' di meno, 10 milioni probabilmente con Market Pool, ma i calcoli poi farà l'UEFA. Un paio di messaggi vocali prima dei saluti, eccolo qua, uno di questi è qui, questo qui, eccolo. Ciao Dario, scusami, sono sempre Filippo da Casoria, ti volevo ricordare una cosa importante, come mi manca, anzi come ci manca a tutti noi, un pronostico del grande Gianni Di Marzio. Il grande Di Marzio, veramente, secondo me lui dall'alto del paradiso ci farà una grande benedizione per questo Napoli fino alla fine. Ciao Radio Marte, e scusatemi ancora per questa introduzione. Grazie, no, anzi, è stato bene ricordare un grandissimo uomo di calcio, maestro di vita e nostro opinionista per tanti anni come Gianni Di Marzio, davvero manca terribilmente a tutti, tantissimo, tantissimo a tutti. Messaggio vocale ultimo e poi salutiamo. Ciao Dario, volevo dire la mia su Simeone e la sua linea al sacrificio, a stare in panchina e a dare tutto anche per pochi minuti, no? Secondo me molto dipende, è veramente una cosa più unica che rara, e dipende soprattutto dal fatto di avere il papà allenatore. Lui, avendo il papà allenatore, e so che sta spesso in contatto, si sente praticamente prima di tutte le partite con suo padre, secondo me ha ben in testa il punto di vista del allenatore, e secondo me questa cosa qui lo aiuta tanto a saper resistere, diciamo, e a fargli stare bene anche le panchine che ha fatto ultimamente. È vero, hai ragione. Intanto è in corso il pranzo UEFA presso D'Angelo Santa Caterina, che salutiamo, con rappresentante per il Napoli Cristiano Giuntoli, Nicola Lombardo, Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente, e Tommaso Bianchini. Viene lo Falcone con un menù al solito eccezionale, insomma, sono anche i dirigenti dei Rangers che sono rimasti a bocca aperta per il panorama e anche per il clima di Napoli. Ci fermiamo qui, arrivano Gigio Rosa e Marta Martinez, torniamo alle 20, vi ricordo, con Marte Sport Live.
speciale Champions League. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto. Vi ringrazio, vi saluto, saluto anche DJ Soriani e Mario Palangiano in regia. Vi auguro un buon pomeriggio azzurro e marziano. Ciao a tutti.